Io sono ancora qua. E sono ancora qua. E sì, sono ancora qua. Sono come va. Ufficialmente a casa mia, a casa di Mara Vostra. Benvenuti, benvenuti a Domenica In. Che emozione iniziare in questo modo. Veramente, veramente, ragazzi, sono molto, molto emozionata. Lasciatemelo dire, sono la padrona di casa, ma ovviamente sempre quando si torna a casa c'è un po' di emozione che gioca, insomma, brutti scherzi. Ho aspettato tanto di tornare qui da voi. Finalmente hanno tolto di mezzo Cristina Parodi. Ma vaffa il TG5, va! Questo è il salotto di zia Mara, ufficialmente! Benvenuti a Domenica In, benvenuti! Allora, tanti ospiti nazionali, internazionali, cantanti, attori, grandi artisti. Oggi iniziamo subito con una grandissima artista, veramente un artista a 360 gradi, cioè che se gli giri intorno sempre l'artista rimane. È un'artista straordinaria, una grande interprete della canzone italiana. Signori e signori, a Domenica In, Anna Oxa! Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore, non sento ora che guardi. Scende come un bambino, non sento niente, la base migliore. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli cuore. Preparargli il cammino, il terreno migliore. Non sento la base, per favore. C'è qualcuno che mi può aiutare a mettere la ancella? Non ti fanno di sentire, ma di accendere che fai doppio. Non si doppia, via. Allora, signore, allora se o sento o non canto o me ne vado. Io me ne vado, ve lo dico, me ne vado. Bravissima Anna Oxa! Anna Oxa Domenica In! Grande, grande Anna Oxa, vieni. Accomodati Anna, e facciamo questa intervista insieme. Allora, ammazza quanto sono scomodo e ste poltrone, oh, ma da Maria ce l'ho pure per stendere le gambe, qua non c'è sta manco per appoggiare la schiena, non lo so. Vieni Anna, accomodati cara. Amore della zia, ma lo sai tesoro che hai degli occhi bellissimi tu, eh? È vero, hai degli occhi spettacolari. Lo sai? Sai cosa mi hanno detto i Maya? I Maya mi hanno detto una volta che i miei occhi sono lo specchio delle persone che non si fanno i cazzi loro. Certo, certo. Anna, i tuoi concerti, no? Quando fai i concerti oggi... Io non faccio i concerti. Non faccio i concerti. Io sono i concerti. Amore della zia, certo, certo. Bene, ma Anna, il tuo pubblico in qualche modo... Io preferisco di gran lunga non chiamarlo pubblico. Non chiamarlo pubblico. Ti perdono, ma non chiamarlo pubblico. Io preferisco di gran lunga chiamarli testimoni. Ricordo sempre con grande affetto il giorno in cui li moltiplicai. Amore mio. Bene, Anna, di che me vuoi parlare? Non lo so, di qualcosa te. Tira fuori l'argomento e ne parliamo insieme. Tira fuori lo scoop! Dacci lo scoop! Anna Oxa, tira fuori lo scoop, forza! Allora, qual è lo scoop di Anna Oxa?
Beh, io oggi sono riuscita a non insultare nemmeno la mia band. Li ho chiamati anche brutti stronzi, ma non sono arrivata ad insultarli, ecco. Bene, bene, io ringrazio e saluto la cara Anna Oxa. Grazie per essere stata con noi, tesoro. Ti voglio bene, davvero bene. Vabbè, grazie. Io vi perdono. Perdono te. Vi assolvo tutti. Grazie a voi e siete assolti. Grazie ad Anna Oxa, una grande artista qui a Domenica Inn, grazie. Passiamo subito al gioco da casa, il nostro tabellone. Forza, forza, con le telefonate, pronto chi parla? Il gioco del tabellone, chi è in linea? Signora? Signora, pronto? Mi sente? Sono Mara Venier, vostra zia. Signora, c'è nessuno, c'è sta nessuno in linea. Che ti ridi te, che stai là a ridere? Ma come fai a ridere a me? Non c'è sta nessuno in linea. Straordinario, allora diamo subito la linea a Flavio Insinna senza perdere altro tempo. Mi sembra ovvio che possiamo passare ai prossimi programmi. Buona serata su Rai 1, ciao a tutti, domenica, ci vediamo domenica prossima, mi raccomando, seguiteci tutti. Regia, un'altra qui per favore, di più, no, fermo, faccio io, lì, ancora, di qua, regia, oh, così, vedete bene, perfetto, no, sì, posso, sono la padrona di casa, ok, perfetto, così va bene, me ne date un'altra, regia, me ne date una, ok, perfetto. Aspetta che do il segnale. Io dico che mi sto svegliando ora e voi vi stupirete di quello che dirò.